Allora, la presentazione dei nostri avversari secondo me è abbastanza semplice, nel senso che questa è una squadra che pur essendo stata completamente rinnovata ha un'identità molto chiara, molto precisa. Una squadra che in attacco utilizza prevalentemente le giocate, il talento per produrre punti propri e punti altrui dei due giocatori americani. I giocatori americani che hanno in mano intorno al 60% dei possessi di squadra, che producono il 60% dei punti di squadra, che producono il 70% degli assist di squadra. Quindi questo è già un primo punto di riferimento per chi deve giocare contro gli esi. Sapere cioè che questi due americani sono probabilmente la coppia di americani più produttiva e più coinvolta nel gioco delle 16 squadre che fanno parte di questa conference. E quindi ci dovrà essere grande attenzione sulle loro caratteristiche, sulle loro qualità, sapendo che gli altri sono i giocatori che poi permettono a questi due di avere gli spazi giusti per creare le loro opzioni, ma anche gli spazi giusti perché le loro opzioni diventino una facile occasione di assist o in ogni modo una facile occasione di poter creare gioco per gli altri. Saranno senza Battisti, che è uno dei due playmaker, perché poi in realtà sono due giocatori che quasi dividono il loro minutaggio, Battisti ed Alessandri, quindi un solo palleggiatore, ma la verità è che questo palleggiatore è un palleggiatore virtuale, perché poi i reali palleggiatori sono Jimmy Bowers e Dwayne Davis, quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, è facile individuare i ruoli, no? Cioè uno di solito si dice il playmaker, la verità è che loro hanno un terzo esterno che però svolge poco compiti di regia e di creazione di gioco. I due lunghi sono i classici due lunghi di questa categoria, quindi uno perimetrale, come Andrea Benevelli, che però è molto bravo anche nelle situazioni dinamiche di taglio, di rimbalzo d'attacco dinamico, e l'altro invece è un giocatore più di presenza in area, di quantità, di rimbalzo, che è Marco Maganza. E chiaramente la panchina, con l'assenza di Battisti, diventa fondamentalmente costituita da Gennaro Picarelli, che è un giocatore perimetrale, e invece da Giga Ianelizze, che è diciamo il cambio dei lunghi che può indifferentemente giostrare nel ruolo del 4 o del 5. Difensivamente è una squadra molto aggressiva nelle collaborazioni, quindi uno potrebbe pensare un roster magari non profondissimo e quindi più, come posso dire, speculativo. Invece è una squadra molto aggressiva nelle collaborazioni, che però fa larghissimo uso della difesa zona proprio perché chiaramente ci sono i momenti della gara nei quali cercano di rompere il ritmo degli avversari, cercano di essere un pochino più protettivi. Ecco, quando decidono di diventare meno aggressivi e più protettivi, fanno largo uso della zone press e della difesa zona. Quindi credo che non cambierà molto il copione. Ecco, la partita sarà questa qui, cioè sarà la partita dove dovremo cercare di imporre il ritmo difensivamente, perché questa è la cosa che ci viene meglio, sapendo che dalla parte opposta troveremo una squadra che proverà a toglierci ritmo parzialmente con l'aggressività e parzialmente invece con la tattica e con una difesa di squadra che vorrà forzarci a pensare un po' di più. Questo secondo me sarà il copione della gara. È una gara che ha anche delle sfaccettature di natura, come posso dire, strettamente psicologica, perché Iesi è partita come una palla da cannone, vincendo tre partite. Probabilmente nessuno si aspettava che una squadra che aveva dichiaratamente iniziato la stagione cercando di pensare più a coprirsi le spalle, a dover raggiungere una salvezza il più tranquillo possibile, poi magari ad alzare gli occhi verso altri obiettivi, invece è partita subito con tre belle vittorie, a cui però sono seguite quattro sconfitte che chiaramente dal punto di vista psicologico saranno un elemento fondamentale nella partita di domani. Io credo che affrontare noi, come affrontare Treviso, come affrontare la Fortitudo, che sono state le altre due squadre che hanno affrontato negli ultimi due turni casalinghi, sia un elemento di grande, come posso dire,
di grande motivazione e nello stesso tempo anche di cuor leggero, perché anche se vieni da quattro sconfitte consecutive, quando incontri delle formazioni strutturate che hanno anche un nome significativo, è chiaro che cercare di fare il colpo cambia un po' anche dal punto di vista psicologico quello che può essere il trend di un momento della stagione non facile. Quindi dobbiamo aspettarci degli avversari agguerritissimi, una belva ferita, perché quando hai un giocatore in meno e stai perdendo delle partite, chiaramente sei raddoppi le energie. Quindi credo che per noi sarà un test molto molto complicato, perché questi hanno dimostrato di essere forti dentro, cioè anche quando hanno perso negli ultimi possessi, non hanno mai mollato, non hanno mai fatto un passo indietro, chiunque fosse il nome dell'avversario che leggevano sulla maglietta davanti a sé. Una pallacanestro aggressiva, quindi non è che andremo là per camminare. Io ne ho 10, ma perché ce ne siamo costruiti 10, nel senso non è che non abbiamo 10 giocatori NBA intercambiabili, abbiamo 10 giocatori perché abbiamo deciso dal punto di vista della scelta, tra virgolette, strategica di provare ad allungare il roster pur avendo dei ragazzi di 16-17 anni, quindi questo è sempre bene ricordarlo. Però è indubbio che la nostra pallacanestro è una pallacanestro fatta di energia, quindi riproporre quel tipo di energia credo possa essere una carta fondamentale nella partita di domani, è una considerazione molto intelligente che oltretutto si attacca perfettamente a quello che è il nostro DNA. L'unico punto di domanda è verificare se le tre partite ce ne avranno lasciato abbastanza di energia per riuscire a esprimere di nuovo in trasferta, nella terza partita di una settimana, lo stesso tipo di approccio che abbiamo già avuto nella partita di Udine e che abbiamo già avuto nella partita in casa con Treviso. Però non ci sono scuse, cioè questi siamo noi, quindi noi dobbiamo essere in grado di esprimere quello che siamo nei momenti di full energy e nei momenti in cui magari le energie possono essere un pochino di meno, perché dovremo andare a cercare, quindi le cercheremo in giro per il nostro spogliatoio, nel senso che dovremo trovare le risorse per giocare una partita di grande energia. Questo è quello che noi ci aspettiamo noi stessi. Sabato scorso, prima della partita di Udine, probabilmente avremmo pensato che delle tre quella di domani sarebbe stata la meno complicata. È la classica partita buccia di banana, nel senso, dopo due vittorie così, domani ti aspetti anche una bella conferma dal punto di vista mentale della squadra che non prenda, tra virgolette, sotto gamba questa partita perché viene da un momento così dove ho ottenuto due successi molto convincenti. Non è una partita buccia di banana perché loro sono una squadra pericolosissima, quindi io, lo staff, ho messo su chi va là la squadra, perché sarebbe una stupidaggine pensare che questa possa essere una partita che se non la vinci è una buccia di banana perché sei infinitamente più forte dei tuoi avversari. Non è così, loro sono una squadra tosta, una vera che non molla, e io avevo usato le stesse parole in altre occasioni, forse l'avete preso per scemo, e poi se non sbaglio in quella partita lì ne abbiamo prese 15 in casa, quindi non sto mettendo le mani avanti, sto solo dicendo che non sottovaluteremo i nostri avversari perché non meritano di essere sottovalutati, anzi meritano di essere attenzionati con grande cura. Poi sai, il trittico delle partite, se lo vedi dal lunedì scorso, cioè come posso dire, prima della partita di Udine, non lo so, secondo me è difficile dire Udine è più facile di Iesi, Udine è più difficile di Iesi, Iesi è più facile di Treviso, boh, io onestamente a queste cose ci penso giusto. Punto l'obiettivo su chi abbiamo davanti, e domani abbiamo davanti questi, e secondo me questi sono clienti pericolosissimi e scomodissimi da affrontare. Cambia tanto, però cambia tanto anche per loro, cioè, non è che loro arrivano sempre alle 2 e noi sempre alle 6, cioè si gioca alle 2 noi, giocano alle 2 loro, però cambia tanto, e anche quello è un elemento da valutare, perché ti alimenti in modo diverso, perché ti svegli in modo diverso, perché non fai delle cose che di solito fai, perché giochi in orario a cui
tuoi bioritmi probabilmente sono diversi rispetto a quelli che utilizzi normalmente, però vuole dire questo è una cosa sulla quale due squadre partono alla pari, quindi non, se ha incidenza su di noi come ha incidenza su di loro. A noi la partita di mercoledì ha dato una bella consapevolezza, ma non ha cambiato il nostro status. Tra di noi nessuno pensa di aver cambiato il proprio status. Mi sembra che però all'esterno ci sia qualcuno che su questa cosa qui vuole un po' giocare. Perché se fanno in modo che il nostro status cambia, allora è tutto diverso, no? È tutto più bello, è tutto più frizzante, ma noi non ce ne frega nulla. Noi dobbiamo pensare invece a quello che pensiamo noi del nostro status, non come pensano gli altri, non è come pensano gli altri, non ne frega nulla. Quindi io penso che noi, che a noi abbia dato un po' di consapevolezza, perché è una bella consapevolezza, perché incontrare una squadra forte e batterla è un bel segnale di consapevolezza. Però io ho anche detto che nella partita secca, se noi avessimo giocato in un certo modo, avremmo potuto batterli. Continuo a pensare che su 30 partite ci sono molti che possono dire più di quello che noi possiamo dire oggi, o perlomeno ci sono molti che hanno delle certezze più consolidate rispetto a quelle che noi non abbiamo, e quindi fino a che queste certezze non diventano consolidate il nostro status non cambia. Poi all'esterno ognuno può dire quel che vuole, che tanto al bar ci si va tutti, il giornale si legge tutti, e nel contempo si mangia il cappuccino e la brioche. Le domande? La squadra parte oggi alle 17 per... Buona giornata! Buon appetito!